Ok, mi sentite tutti? Ma voi pensavate di trovare una roba calma, tranquilla, in pace, dove fare silenzio e meditazione, la Santa Comunione e ginocchio? No, è successo così. L'hanno ammazzato così, in mezzo al delirio della folla, di quelli che ridevano, di quelli che erano là, di quelli che si giocavano a dadi la veste, di quelli che passavano, di quelli, di quelli che stavano sotto, di quelli che un minimo mettevano a falate, perché non potevano neanche mangiare, è arrivata l'ora di pranzo. È successo così. E questo posto, sappiate, è sempre così, ma è così da 2000 anni, perché è così che funziona. Pensate alle urla, ai gridi, gli spazi, la grande tradizione cristiana, scusate, intanto muoviamoci perché noi dobbiamo partecipare anche noi al grande meccanismo del business di uno che muore, no? E funzionava così. La grande tradizione cristiana che fa una lunghissima meditazione sulle 7 parole di Gesù in croce, perché Gesù tra tutti i Vangeli dice 7 frasi, ok, le hanno raccolte. La tradizione cristiana da sempre ci ha sviluppato una grandissima meditazione, no, su queste parole. Ma voi pensate che qualcuno le stava ascoltando? Ma ti pare? Non era così. Nessuno stava ascoltando Gesù, nessuno. Anzi, scusatemi, neanche Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Elì, le massa, sabachthani. Nessuno ascolta Gesù. Ci sono altre cose da fare, candele, processioni, falafel, da pensare alle cose, alle faccende. Funziona così, il tiro si scolpro, funziona così perché è successo così. La fine del mondo è un gran casino. Penso. È un gran casino. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno alla destra e uno alla sinistra. Perché Gesù muore in mezzo ai ladri, non muore tra 3 monache devote, in mezzo ai ladri. Quelli che passavano di là, eccoli qui, quelli che passavano di là, lo insultavano. Questo è il luogo delle parolacce. Questo è il luogo delle parolacce, degli insulti e della volgarità. Scuotendo il capo e dicevano: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ovvero, fai il miracolo, ne hai già fatti tanti, fai il miracolo, perché se tu fai il miracolo noi ti crediamo. Finalmente ci fai vedere che sei Dio. Lo sapevamo, tu in realtà hai costruito questa cosa qui perché ti sei costruito lo stage perfetto. Vuoi mettere ragazzi scendere dalla croce in quel momento? Si sarebbero convertiti tutti. Scendi da quella croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi, preti e catechisti, ragazzi, traduzione in lingua originale, quello corrente, fra di loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re dell'Israele, scenda da ora dalla croce, perché vediamo e crediamo, perché se noi non vediamo, non crediamo. E gongolano, perché Dio è salvo.
e anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultano. Le ultime parole di questi due sono due volgarità. Ma tanto non ci dovrebbe pensare, Padre, proprio sono le sue ultime parole. Questi due c'hanno Gesù di fianco e gli dicono porcata. Alle 3 sono passate 6 ore. Vi posso assicurare che gli studi scientifici dicono che la crocifissione era il modo più terribile di morire, inventato apposta dagli antichi romani per far soffrire, perché era un modo che in realtà faceva morire molto lentamente e tra indicibili dolori. Quindi voi pensate a dopo 6 ore dove hai già tutta la tortura precedente, dove ti hanno sparato dei chiodi nei polsi, sparato dei chiodi nei piedi, la gente mediamente dopo un paio d'ore inizia ad avere la febbre perché devi mangiare infezioni di tutto il possibile, e poi tu sei in piedi appoggiato 6 ore, così 6 ore, pensate quanto. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché quel Dio cui un sacco di gente si è infilato, tanto lo ha abbandonato. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere. Aspettate, vediamo se Elia viene a farlo scendere. In realtà stiamo tirando il colmo del pathos tragico. Guardiamo se... Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Gesù muore in un grido di dolore. Il velo del tempio, vi ricordate, il velo del tempio, si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione era il sergente della faccenda, il sergente romano, ok? Il centurione, quindi un pagano, non è un amico di Gesù, né un ebreo, è un pagano. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto morire in quel modo, cioè in un modo sozzo e ignobile, avendolo visto morire in quel modo, disse: davvero quest'uomo era.